Signore, io non permetterò mai di lavarmi i piedi. Io devo farlo a te. Se io non ti laverò i piedi, tu non potrai essere come me. Quello che io ora ti faccio, tu non lo capisci, ma lo capirai dopo. Signore, io sono indegno, ma se questa è la tua volontà, lavami anche le mani, il capo. Bisogna di lavarsi solamente i piedi ed è tutto pulito, e voi ora siete puliti, ma non tutti, non tutti. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, vostro maestro e vostro signore, mi sono abbassato a lavarvi i piedi, anche voi vi abbasserete a lavarvi gli uni agli altri. Come ho fatto io, fate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del proprio padrone, come un apostolo non è più grande di colui che lo ha mandato. Se capirete quanto io vi ho detto, sarete beati. E se lo metterete in pratica, godrete con me la gioia eterna. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi tradirà? Forse io? Quello che intingerà il pane nella scodella insieme a me sarà lui a tradirmi. Quello che devi fare, Giuda, fallo presto. Ma dove va? Non lo so dove va. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, ed anche Dio è stato glorificato in lui. E se Dio è stato glorificato in lui, Dio stesso lo glorificherà e lo farà subito. Benedetto tu sia, o Signore nostro Dio, benedetto sia il tuo nome, che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi da ora questo non sarà solo un memoriale sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Quello che io non vi do è un ulteriore segno d'amore. Di carità, voi avete necessità. Guai anche a te, ma guai anche a chi disdegna la carità. Padre mio,
santifica questi doni che stanno per farti e benedici, tu che sei infinitamente misericordioso, il frutto della terra e del loro lavoro. Accetta con animo grato e fortifica a che non cadano in terra sua e non disprezzino il grande amore che tu porti in me. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria di me. D'ora in avanti questo calice non sarà solo memoriale e sacramento del patto che Dio suggerirà per i nostri padri. Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue, versato per voi. Fate questo in memoria di me. È giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, affinché egli ti santifichi. Il mondo non ti ha conosciuto, questi sanno che tu mi hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome. Perché l'amore con il quale mi hai amato, sia in essi e io con lui.